tutti, io sono Lux e lui è Lex, quello che è appena morto in questo momento. Ho iniziato a fare l'intro totalmente a caso, mentre lui manco lo sapeva, perché boh, a caso così, in modo felice e contento perché c'era l'astito che lui ha negato. Ti ringrazio. Però, aspetta, adesso prendo in giro anche me stessa. Prima di lui sono annegata io, infatti stavo tornando da casa, visto che ecco, questa è la scena del crimine con tutti i denti. Sono morti? No, c'era un botto di gente. Oh, c'è ancora un sacco di gente. Tutti i villager che sono scomparsi, tutti i villager che sono scomparsi da quel villaggio sono finiti annegati dentro l'acqua. E quindi io stavo cercando di ammazzare un creeper e mi sono ritrovata in mezzo a un disastro, diciamo. Ah, guarda, lì c'è un villager annegato. Come un villager? Guarda, questo è un villager, non un villager. È un villager, voglio dire. Aia! Maledetto! Che è stato? Infame! Allora, stavamo andando a vedere la casa di Lix. Che è come l'altra volta, perché nessuno aveva voglia di sistemarla, quindi l'abbiamo fatto. Siamo arrivati a questo punto perché poi naturalmente era ora di cena e noi dovevamo anche mangiare. E io avevo detto, sì, smetto perché ho finito il legno. In verità non era vero, perché avevo ancora il legno, però dovevo fare le slab. E quindi adesso faccio le slab. E voglio farti vedere però il tunnel, come è venuto. Giusto, perché tu avevi fatto il tunnel. Così lo facciamo vedere anche a quei due nostri seguaci che ci seguono. Vabbè, non metterla così, mi fai ancora cioè, mi metti un po' di tristezza. Beh, due sono, io e te. No, se contiamo anche noi due, se contiamo anche noi due Lix, andiamo a 5. E Moon? Vai, vieni qua. Ah, giusto. Entriamo da qui. Che problema. Scusate, sono un po' fulminata. Ho sonno. Allora, come puoi vedere, ho rimesso la trapdoor. Vado prima io. Oddio, che bello! Ho spostato il portale. Ma scusa, quanto tempo ci hai messo a spostare tutta l'ossidiana? Ma neanche tanto alla fine, perché ne trovavo tantissima nella nostra caverna qua sotto. C'è una recinzione. Sto coso non mi piace, però potevi metterlo un blocco più indietro, no? E sospeso. Ma tu che bello, mi piace un casino. E ho messo tutta sta diorite, ma quanto si c'è? Oddio. Ho messo a posto anche la miniera. E qua ho fatto invece... ho usato il granito, che noi non lo usiamo mai perché non ci piace molto, per fare tipo... Ma hai tolto l'acqua? Il tappeto... Sì, ho tolto l'acqua. No. Il tappeto... Alleluia! Ma io ti sto facendo vedere, tu te ne vai per i conti. Sì. Però te lo facevo vedere dopo. Vabbè, ho dato un'occhiata veloce. Vabbè, adesso non si cadrà più, diciamo. Almeno magari si cade, però non si muore. Forse. Sì, ma tanto l'acqua era messa a 4 blocchi, non è che serviva molto. Oh. Ma dopo che bello, è una cosa tipo futuristica, guarda che bello. Però quanta diorite, ma no! Ma cioè, abbiamo la miniera che è piena. Avrai svenato! E qua si sale in casa, vedi che bello? Sì, ok, se penso che non arrivo da nessuna parte, cioè che sono un po' sospese, sì e no, diciamo. Ah, sono attaccate al muro? La piattaforma? Ah, sì, lo so, però qua mi dà un po' un senso di sospeso, no, vabbè. Bello, sì, ok. Bene, bello, invece molto... E poi ti faccio vedere quello che tu sei mappi? Già andata a sbirciare. Cosa, mappi? Mappi? Non lo so. non faceva più parte della miniera del passaggio, quindi l'ho lasciato qui. La miniera l'ho un po' sistemata con gradini e barriere. Prima io. Mi fa impressione quando mi passi in me. Però io ogni volta che spesso mi buttavo, adesso non posso più buttare. Qua ho usato un po' di legno, di materiale di riciclo, perché come vedi è un po' diverso. Sì. E hai fatto sta barriera così non... Così non cadiamo e di qua si va... Da questa parte si va
dove abbiamo la miniera quella profonda dove andiamo a prendere i diamanti. Non ho ancora finito in realtà perché mi mancavano Aspetta, i vado a dare. gradini. Ma hai sistemato qualcosa qui sotto? No. No, niente. Vabbè, volevo dare un'occhiata per vedere che. È un po' che non ci vengo giù, perché di solito sei tu quello che scava. Io diamanti non li trovo manco a preghiera. Oh! Ok, allora. Perché quanti piani sono? Uno, due, basta? Tre. No, tre, pure. Sì, ma tra un po' il livello. No, qui sei a livello 11. Quindi secondo me al prossimo livello poi non li trovi più, cioè magari li trovi ma sotto, cioè, come si dice, per terra, Sì, forse. no, vabbè, i diamanti li Ok, cerco 11, qua, a questo allora livello qua. 11, 12, 13. Ma poi avevi risolto perché noi avevamo detto che allora, i tunnel sono fatti così, 2, 2, 2, cioè 1, 2, 1, 2. E anche sopra c'è 1, 2. Però abbiamo pensato che rimane una specie di blocco, un po' difficile spiegarvelo da qui. Però se voi pensate che c'è un tunnel qua, poi due blocchi che questi vengono visti sia da un lato che dall'altro, però i blocchi sotto no, perché noi tra un livello e l'altro sono due blocchi, quindi praticamente rimangono dei blocchi scoperti che stanno in diagonale, diciamo, che stanno praticamente qua sotto. Sono quattro blocchi che non vediamo. Esatto, tipo questo blocco e quello lì. Noi non li possiamo vedere, quindi boh. No, quindi magari i diamanti stanno tutti lì accatastati e noi li possiamo prendere. Quanti diamanti abbiamo? E 50 qualcosa mi sembra. Ok, è ancora poco perché non, dobbiamo farci le armature per tutti, ma non ce la faremo mai. Allora, per due armature complete servono 48. Quindi noi possiamo fare due armature più dei pezzi. Intanto penso che magari faremo solamente dei pezzettini dell'armatura. Cioè andiamo un po' così. Vabbè, Non. e poi comunque le nostre amiche non vengono tanto spesso, Sì, quindi. ma cos'è sta cosa? Volevi fare una scala ma non ti No, 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 ho spaventi? finito i pezzi, dobbiamo salire da un'altra parte. Infatti notavo che era un po' inagibile. Hai dell'oro in mano? Sì. Alla fine l'oro non serve a niente perché il ferro è più potente dell'oro, diciamo. Eh sì, Quindi l'oro a serve che ti giusto serve? giusto per farti l'armatura delle grandi occasioni, se c'è una festa in. L'armatura della polenta, l'armatura non lo so, penso da banana, l'armatura da burro. Sfilata, l'armatura da sfilata. Ok, bravo, molto bene, sono molto soddisfatta. E quindi sono contenta, però dobbiamo andare Allora, torniamo. a dormire. Non ce la faccio, non ce la faccio. Opla! Io che salto, probabilmente faccio venire le crisi epilettiche alla gente che ci guarda. Che salto mentre corro. Allora, quante scale! Sono un po' stanca. Per fortuna ne devi fare davvero. Vero. Buonanotte. Stamattina però se ci pensi l'ho fatto perché dovevo uscire e mi sono fatta tutti e due tre piani di scale in discesa perché non avevo mai di aspettare l'ascensore. Buongiorno. Allora. Buongiorno! Allora sono un po' agitata, non lo so, si sente? Sì, come mai? Boh, non lo so, ho problemi io, cioè. Mangio le mele. Sì, ma il personaggio è un pochino maleducato perché, cioè, digerisce mentre mangia, cioè, mangia una mela e digerisce, mangia una mela e digerisce. Eeeh, buongiorno. Forse è meglio che l'altra. Quindi. Va bene, allora io faccio il magazzino, Esatto, ma come ti avevo dove? già Quello detto. sopra casa no, è Sì, sopra la magari nostra fai delle soffitta. divisioni, non farlo troppo stretto perché non abbiamo così tante cose da dividere le casse in modi perfetti, però comunque cerca di mettere un po' di casse, lascia che ci sia comunque. Cioè, non deve essere manco claustrofobico, Va ok? bene. Magari se si copre quelle linee un po' bicolor che abbiamo, vorranno. Ne attacchi? Non ne attacchi. Vattene!
Spero che l'X non sia aracnofobica. Perché se sa che c'è un ragno qui, magari. Cioè, non credo che sia tanto fredda situazione. Però vabbè. Allora, i miei acuti però ogni tanto. Ma scusate. Allora, dovevo finire il tetto. Cioè, non era il tetto, era. Sì, anche il tetto, però anche sta parte. Tra l'altro, io le slab non le ho fatte in modo che se tu puoi appoggiarci sopra la roba. No! Cioè, se io, lei deve, se lei vuole mettere il letto, deve mettersi due slab sopra, quindi dopo le organizzo anche un po' sta cosa, perché probabilmente mi direbbe, ma come, non riesco a piazzare i blocchi. Perché non si piazzano i blocchi? Perché non si piazzano i blocchi? Allora, non per prendere in giro, però comunque... lei non è che sia così esperta di Minecraft, insomma. Cioè, credo che in questo mondo quella più esperta sono io. Quindi, andrà bene. Tu stai migliorando invece. Grazie. Prego. Ok. Oddio, mi stavo spaventando perché stavo cadendo. Oddio, sono un po' esagitata, non lo so. Adesso sono stanca invece. Perché ho fatto troppo l'entusiasta e quindi adesso sono agitata. Cioè sono stanca. Madonna santa. Allora, ok. Ce l'ho fatta. Qua mi servirebbero due forze. Riesci a farmi i quattro poli? No, le faccio io. Ti sfrutto un po' troppo. Ogni volta che altro mi fai qualcosa, sì, ti chiedo se... Mi fai questo, mi fai quell'altro. Abbiamo qualcosa nelle casse. Sfasciamo ste porte che sono brutti come... Non lo so... Io non le sopporto queste qua, sono brutte, molto brutte. Non mi piace. Più che altro perché magari immagina c'è un mostro fuori, no? E tu lo vedi. Uno è ansia. Due è... cioè, mi dà fastidio psicologicamente perché tu dici, ma ci sono i buchi, quindi posso sparargli le frecce. Invece no. Non funziona così. Perché ho sempre l'inventario pieno. L'inventario. Grande, viva la felicità. Allora, sì, i miei problemi mentali. Cosa ho adesso? Salve, buongiorno. Aspetta. Venga, signorina. Vuole... La chiamerò Carolina. Venga, venga dentro. Le faccio una sorpresa all'X. Le regalo una mucca. No, mucca, vieni, aspetta, fermati. Non ha del grano, scusa. Non so aiutarlo a prendere. Vieni, vieni, mucca. Dai, su. Dai che non voglio picchiare. Non mi piace picchiare io. Dai, sto spingendo lei me. Parliamo seriamente. Tu sei un regalo, ok? Secondo me l'X piace questa mucca. Sono carine le mucche, no? Sì. Basta. Ok, ho capito le maniere forti. Non ho cose per mangiare. Ah, santo cielo. Uno. Bene. Allora, se fa la brava questo uno glielo do. Se non fa la brava questo uno non glielo do. Mucchina. Ciao. Vieni, bravissima. Vieni, vieni, vieni. Vieni. Vieni dentro. No. Bene, sei stata brava, quindi tieni. Gliel'avrei dato comunque, perché tanto non avevo spazio. Ok, questo sarà il regalino. Allora, dicevo, dovevo fare il colorante bianco. Aspetta.
aspetta, inizio da due. Perché sinceramente non so quanto fanno, ho sempre paura di esagerare. O di sbagliare, dipende. Allora. Ne ho 32, credo che basti e avanzino fino per l'eternità, ste cose. Sono un botto. Allora, volevo fare questa cosa. Perché secondo me il bianco è carino, no? Guarda. Sì, ah, bello. Ti piace? Sì. Ok. E chiudiamo qui. Ne avanzano 18. Quindi le metto nella cassa, però vedrò magari se mi servono per qualcos'altro. Ok. Poi, sto pensando un po' cosa serve ancora. Il resto del vetro è qua. Sì, allora. Così. Ok. E qui è così. Poi. È un progetto veramente incredibile, guarda. Ti stupirai da quanto è bello. Vabbè, non è niente di che, però. Adesso vediamo se 10 bastano, se no ne prenderò delle altre. Bene, allora. Come faccio a salire? Che problemi? Era così difficile alla fine. Inizierò da là. Finite. Ma quante casse? No, scusa, fa vedere. Perché io non ho guardato il tuo schermo fino ad adesso. No. Ma è grande per il tiro, scusa. Molto. Ci stanno gli item frame, c'è spazio per... Cosa sono quei blocchi? Ma mi serviva per andare a mettere quelle in alto. Ah, ok. Sì. Non le riempiremo mai tutte. Vabbè, così almeno potremo fare una grande suddivisione. E così puoi dividere bene. Anche se magari metti una cosa sola in una cassa, però... Questa cassa qua sotto. Quella è la cassa della cosa da buttare via, sai che la, diciamo, discarica è un po' lontana, sai? Uh-huh. E quindi quando dobbiamo buttare via le cose mettiamo lì e poi un giorno si va a buttare la spazzatura. Sai come è in realtà? Tu non è che ogni volta che devi buttare via tipo qualcosa per dire ce l'ho davanti, un pacchetto di fazzoletti vuoto, uh-huh. Non è che ti alzi, vai giù, lo butti, cioè lì dove c'è la raccolta, insomma... Metti al cestino, quando il cestino è pieno, butti via, no? Questo ho è il capito. Nostro cestino. Ho capito. Vedi che sono intelligente. io che ci credo. Sì. Allora. Che buio. Che belle le stelle. Allora, lì c'è la costellazione della mela, vedi? Cioè, tipo, questa è la mela, uh-huh. E qua c'è il gambo. Mentre adesso manco a caso, E quella roba lì è un semino che c'è dentro. Ho capito. E poi c'è la... Aspetta, guarda, adesso te le dico. Lì c'è la T, è la costellazione T. E poi... Ci pensi, aspetta. Ah sì, guarda, allora quella è la costellazione di uno Shiba, lì uh-huh. C'è il muso, le zampe, vedi, e questa è la codina che fa il ricciolino, uh-huh. Vedi,
È stato bravissimo a guardare le costellazioni. Sì. Quello però somiglia a una che esiste veramente. Come si chiama? Cucchiaio, piccolo carro. Non le so le costellazioni. L'unica Guarda, costellazione. la luce da dove arriva? Non c'è neanche una torta. Ah, vabbè. Vabbè, le uniche costellazioni che conosco sono il Sagittario, che è il mio segno zodiacale, e quella dell'unicorno. Che se esiste la costellazione dell'unicorno, incredibile, no? L'ho scoperta con una app apposta per queste cose. Allora, io sono scesa, ma in realtà dovevo rimanere su. Tra un po' non ci vedo più niente, ce l'ho delle torce. Sì, evviva! Ho scoperto le torce. Allora. Spiazzare, vabbè. Le metto qui agli angoli. Oh, il luce fu. Allora. Ok, quindi. Allora, devo fare un tetto. Evviva. Lex, Sì. ci possiamo un po' invertire? Allora, io ho bisogno di fare un tetto che da lì arriva qui spiovente, ok? Però non so quanto, cioè, quanto deve essere, cioè, non so se le misure saranno giuste, quindi ho bisogno che tu vieni e mi fai il tetto perché tu sei bravo. Tipo, non so, forse metti uno scalino e una slab, scalino, slab. Non so fino a dove Ma arriviamo, questa però. parte qua non ci abitano, non è abitabile. Quale? Dove vuoi fare il tetto spiovente? Sì, deve essere abitabile, quindi comunque il tetto deve essere alto ma non troppo. Quindi magari tipo, cioè. Beh, almeno due. Sì, vedi tu perché tu sei bravo in queste cose, ti lascio i materiali nella cassa, ok? Ok. E ci invertiamo. Deve essere di legno scuro il tetto, va bene? Di quercia scura? Ma Sì. devo venire lì con i mostri? Vabbè, potevi usare il tunnel e dopodiché dal tunnel. No, Aspetta. non ci hai pensato, no. Con tutta calma, prenditi fuori la spada, bravo. E poi, allora. Quindi. Vado a mettere via questa roba perché ho le casse totalmente piene. Allora, quando hai finito mi chiami per l'arredo, va bene? Ok. Sto posto è troppo disordinato. Guarda! Casino! Ma allora è tutta la redstone, non ne avevamo di più una volta. Dove? Sì, l'ho spostata. Quella cassa a fianco, vedi, c'è una cassa a fianco. Ma chi ti ha detto di fare E cosa? guarda quanto ce n'era. Ma chi ti ha detto di fare cosa? Oh, santo cielo. È provvisoria, tanto dovevamo fare il magazzino nuovo. Io ho capito. Allora, vabbè, a sto punto butto dentro la roba a caso, tanto. Magari però le angurie me le tengo. Thank you.
Pala, non mi ha dato la pala. Vabbè, vengo da te, di corsa, è di corsissima. Manco mezzo colletto mi va giù. Oh, alleluia. Allora, fammi vedere un po'. Ah, hai fatto anche il tetto sopra, che carino. Belle le finestre. Fammi vedere. La mucca è ancora dentro? Sì. È incastrata nelle scale. Quindi, l'hai finita? Sì. Ok, manca solo... bello. Che il fa. Letto. Sì, il letto e l'arredo finale. Ma direi che ve la faremo vedere nel finita. Nel prossimo episodio, dove spero ci sia anche Elisa, perché sinceramente vorrei che facesse un po' una reazione alla sua casa, diciamo, ecco. Visto che comunque questo episodio uscirà quando noi registreremo e vi faremo vedere la fine, quindi comunque ci sta, non vedrebbe la casa. E niente, direi che ci possiamo fermare così. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi i prossimi episodi. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao, ciao.